Rieccoci insieme col Bianco e Rosso TV Sport, riapriamo le telefonate 080 501 9998, però possiamo dire che se almeno un punto l'abbiamo preso è perché la manna è tornata a essere la manna, il miglior la manna, insomma, no? Penso effettivamente ha fatto delle parate incredibili, però è chiaro che la Manna è un portiere. La prima considerazione è anche un altro giocatore che non è nostro, come al solito. E noi continuiamo ad utilizzare i giocatori. Mi auguro che almeno a Pasqua arrivi una colomba Paluani, insomma. Vabbè. Almeno questo, insomma. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Tonio di Bari Mania. Ciao Tonio, ciao. Io il primo tempo ho visto una squadra che aggrediva e Sì, ripartiva discreta, benissimo. discreta, discreta, Sì, discreta. abbiamo sbagliato Non due era il Bari gol. del girone di andata, tanto per No, però intenderci, abbiamo discreta. sbagliato due gol che il girone d'andata non avremmo mai sbagliati, sia quello di Fegato Però che non quella di dimenticare che anche Bellucci. loro di testa hanno sbagliato un gol clamoroso a 3 metri dalla porta. Sì, però l'errore fatto da Torrente è aver cambiato De Falco con Defendi. Là è nato l'errore, Enzo, perché poi si è fatto male Romizzi e tu non hai potuto cambiare un centrocampista. Quello è stato l'errore. Poi volevo correggere un dato, forse per il signor Frisini, che i giocatori proprietà del Bari sono l'80%, non il 20%. Sai, solo questo volevo far notare adesso Frisini. Saluto tutti il cast di Bari Mania e la new entry del signor Basta. Va bene, Grazie, grazie, buongiorno. grazie per il tuo intervento. Poi magari faremo un'analisi dei giocatori di proprietà e No, io non. pensavo che mi riprendesse per il fatto, c'è da dire, c'è un altro giocatore che ha fatto, è andato in doppia cifra ed è Junco che li ha fatti un anno Con a Cittadella, sì. Cittadella. Io continuo a dire che anche l'anno scorso si è verificato l'ipotesi Grandolf. Tutti i giornali hanno portato Grandolf che era in proprietà al Chievo. Io non lo so com'è, se poi si è scoperto che Grandolf era a prestito semplice. Tanto è vero, è tornato Grandolf e ci siamo liberati finalmente dei tre polmoni che prendemmo in campo di Grandolf, da caso strano, dal Chievo da Capenza. Ma un mistero, sto Le amicizie Chievo. esistono, le Ah, amiche le del amicizie calcio, del eh. calcio. C'è l'amico in linea, pronto? Vabbè. Ciao Enzo, Ciao, ciao. buon pomeriggio. Ciao. Io volevo chiamare sabato a caldo, ma non sono riuscito a prendere la linea. Sono Davide comunque. Ciao, Enzo, poi il problema è un altro. Cioè, qui la città deve reagire. Davide. Deve reagire la stampa, devono reagire i politici. Devono reagire un po' tutti, perché in questa condizione noi siamo 1.000 e 2.000 tifosi che veramente ci tengono alla squadra. In questa maniera non si va da nessuna parte. Prima Terese continua a fare quello che lui ritiene più opportuno, vende, compra, non paga, paga. Continuando in questa maniera, il Bari rimarrà sempre in mano ai Materrese e saremo sempre in questa situazione. Qui la città si deve unire, non si può più andare avanti così. Non ne possiamo più, la tifoseria del Bari è depressa. Io sabato vedevo le persone in faccia, vedevo le persone depresse. Qui bisogna reagire tutti insieme. Ciao, buon pomeriggio. Ciao Davide, tu sai come la penso? Che l'andare allo stadio, ora al di là del fatto che mi rendo conto che è dura, però l'andare allo stadio vuol dire esercitare una pressione forte, giusta, corretta, ma esercitare una pressione, perché così è chiaro che si fa il gioco della sciatteria, non seguendo una squadra di calcio, non mettendo pressione, non andando lì a dire la propria sulla squadra, ma questo è un discorso che io faccio da tanti anni. Fermo restando che però chi va allo stadio va rispettato, se fischia all'ultimo quarto d'ora della partita è diamine, cioè voglio dire, se io ripeto il fatto del Napoli di ieri è clamoroso, eh. Il Napoli, parliamo della seconda squadra in classifica che ha pareggiato 0-0 in casa con la Sampdoria, il Napoli è stato contestato, dai suoi tifosi. Allora la manna, sentiamo la manna perché è stata forse la nota più positiva della giornata, la manna. Secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo creato molto e soprattutto abbiamo concesso praticamente niente, a parte un colpo di testa di Khalil, ma penso sia normale l'arco di una partita, soprattutto come abbiamo giocato il primo tempo, concedere qualcosa. Secondo tempo siamo calati, anche se comunque siamo partiti bene perché i primi 5 minuti abbiamo creato qualche pressione a Crotone, qualche calcio d'angolo. Loro comunque hanno sempre fatto il loro gioco, quindi come nel primo tempo abbiamo creato molto anche loro il secondo, quindi nell'arco della partita poi la tendenza è sposta da una parte all'altra, comunque
secondo me dover ripartire da un primo tempo secondo me ottimo. Qual è stata? Uniti come abbiamo fatto fino adesso. E soprattutto guardare solo noi stessi, perché comunque non farci problemi poi sulle altre squadre, ma fare la corsa solo su noi stessi come abbiamo sempre fatto quest'anno. Ecco. Ci siamo allenati bene tutta la settimana e volevamo comunque vincere questa partita. Purtroppo così non è andata, sicuramente dispiaciuti, però ripeto, non c'è tempo per pensare a quello che è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà adesso, andare fuori casa e cercare di ottenere il massimo. Questa era la Manna, intanto c'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo, sono Massimo. Ciao Massimo, ciao caro. Un saluto ai tuoi ospiti. Grazie. Enzo, grazie. Sabato, quando uscivamo dallo stadio, parecchie persone che anche a caldo non facevano altro che dire: speriamo che il Bari finisca in C, perché finisce finalmente questa tragedia. Mm-hmm. Perché, ecco, io dico, la gente che come noi va allo stadio il sabato, quei pochi che siamo rimasti, addirittura si augura che il Bari finisca in Serie C, perché finisca questa malattia. Questo, cioè, calvario, Bari, dai, infatti. Il Bari sembra un malato in coma, che qualcuno gli deve staccare i tubi da un momento all'altro. Uh-huh. Allora, diciamola tutta, a Salerno ieri c'erano 10.000 persone per Salernità da Virgolamezia. Uh-huh. Cioè, questi sono al primo posto. Stanno ritornando con una nuova società, con gente veramente che capisce di calcio, lo Tito, il suo staff. Allora io a questo punto devo dire una cosa, cioè l'unica cosa che noi dobbiamo veramente sperare, mi dispiace dirlo, ma è ricominciare da capo, uh-huh, finalmente toglierci davanti queste persone, perché anche contestando non riusciamo a toglierci davanti Matarrese e i loro debiti. L'unica soluzione purtroppo rimarrà il fallimento. Ciao Enzo. Grazie Massimo, che come dire, il suo è uno sfogo di un TV. In effetti ho visto io tanti tifosi che uscivano dallo stadio San Nicola distrutti, senza neanche la forza, perché la verità è che poi ti prende la stanchezza, cioè non ce la fai più proprio neanche a contestare e fisicamente, non ce la fai qualcosa, neanche più a contestare, cioè, mi rendo conto che davvero servirebbe una ventata di novità clamorosa, perché è questa la situazione qua, non cresce erba, per dirla un po' alla barese, non crescerà erba se resterà così la situazione, questa è la situazione. Io ho perso ogni speranza dopo il Bari di Conte, dopo il Bari di Ventura, ho perso speranza, cioè lì ha avuto improvvisamente come un recupero clamoroso, no? Però se poi torni a essere più ammalato di prima, più, come dire, più in difficoltà rispetto al passato, vuol dire che non c'è speranza, io capisco tutto. Sono sintomatiche le dichiarazioni di Pulvirenti ieri col Catania, siamo salvi, adesso metto il premio se arrivati in Europa, cosa che potevamo fare noi quando abbiamo fatto quel meraviglioso girone d'andata. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Stefano da Iapigia, saluto anche Gigi e Mister Chiricallo. Ciao. Grazie. Ciao. Enzo, io ieri leggevo sul sito Tutto Mercato Web che la società sta prendendo in considerazione l'esonero di Torrente, mm-hmm, per affidare la panchina al mister della Primavera Giampaolo, mm, il che sarebbe un clamoroso autogol. Per il resto poi volevo dire, nel caso in cui malauguratamente dovremmo retrocedere, tutti quanti ci dobbiamo mobilitare, perché a quel punto dobbiamo far fallire questa società, basta, non possiamo ripartire anche in C con i Matarrese. Grazie per il tuo intervento. Io non so se venga presa in considerazione davvero l'ipotesi, no, di esonerare, sarebbe una bestemmia, insomma. Non ha nessuna colpa. Non ha nessuna colpa, gli dobbiamo pure grazie che ha mantenuto la squadra a certi livelli per gran parte del campionato, perché ho sempre detto che non era tanto il valore dei calciatori, ma era l'aver messo assieme per bene la squadra che aveva reso il Bari superiore rispetto al valore singolo dei calciatori. Poi è chiaro che io qui sono abituato a vedere di tutto, poi alla fine è facile scaricare sull'allenatore, per cui questo rischio c'è, anche perché a lungo andare il rischio si correrà, però obiettivamente io credo che sarebbe comunque una ingiustizia nei confronti di un uomo che ha accettato di portarsi la croce anche in questo campionato. Di rimenzionarsi pure il contratto e a parte tutto. Io faccio soltanto una colpa, che secondo me è da 2 anni a questa parte che l'allenatore e il direttore sportivo sono in aperta contraddizione. È come se in casa
c'hai i figli piccoli che devono crescere, vendi il papà e la madre che fanno sistematicamente liti. Il problema è solo questo. Beh, però non, ufficialmente non è ufficialmente, grazie. Però, Gigi, però non possiamo aggiungere questi altri elementi ora che le cose vanno male, perché comunque, voglio dire, ce lo dicono loro se hanno problemi, ma non possiamo noi ipotizzare. Se tu chiedi un appunto con determinate caratteristiche, poi di punto in bianco ti arriva tallo, che non è altro il doppione degli altri, facciamoci sponsorizzare. Il problema non è nostro, il problema è che se Torrente denota questa situazione qua, si alza e prima di far lui una figuraccia dice signori miei, che cosa volete da me? Se chi dà le dimissioni Italia? Però non possiamo metterci noi adesso a disquisire se vanno d'accordo o non vanno d'accordo, sono fatti loro. C'è un amico in linea, pronto? Sì, buonasera, sono Michele. Ciao Michele, ciao. Visto che è impossibile fare domande alla famiglia Martarresa, all'allenatore è possibile. Siccome i problemi sono nati dopo la sosta di gennaio, almeno chiediamo a Torrente, ma qualcuno gli ha imposto di far giocare i giocatori in prestito per valorizzarli? Perché alla fin fine, se una squadra ci dà qualcuno in prestito, ci chiede sicuramente di farlo giocare, altrimenti i patti non si manterranno mai. Fate questa domanda all'allenatore. Mi sembra più secondo te Torrente ti dice sì, mi hanno imposto, che figura fa Torrente? Fa la figura del deficiente. Nessun allenatore al mondo si farebbe o sbaglio, si farebbe va via testa alta almeno. Va bene Michele, grazie per il tuo intervento, però ripeto, fermo restando che per me gli innesti di gennaio non hanno né testa né coda, perché obiettivamente io vorrei capire se un attaccante è uno che si muove o se è uno che fa gol, perché qua siamo ormai da Barreto che non abbiamo più un attaccante vero. No, ma ci sono le caratteristiche, no, di ogni giocatore. Probabilmente il Bari aveva bisogno di un attaccante diverso, più un attaccante d'area di rigore, cosa che magari non ce l'ha nell'organico. Per chiudere, abbiamo un minutino, Marcello, la tua scuola calcio sta facendo il nostro centro di formazione sta andando, devo dire la verità, abbastanza bene. Credo che in questo territorio, in questa città, forse abbiamo iniziato un percorso diverso anche per quanto riguarda il settore giovanile. E abbiamo partecipato a questo torneo che si è tenuto a Gallipoli, un torneo internazionale di grande, voglio dire, visibilità per la categoria esordienti. I ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con delle realtà ovviamente molto ma molto superiori, però a noi ha dato la possibilità intanto di farci conoscere e di aprire dei rapporti veramente importanti con le società maggiori che ci sono attualmente in Italia e che quanto prima verranno sicuramente a conoscerci per cercare magari di aprire dei rapporti importanti per il futuro. Però Vercelli Bari, Gigi ci dovrebbe giocare a porte chiuse? No, mi auguro che si giochi invece a porte aperte, così avremo l'ennesima dimostrazione a chi contesta il pubblico barese che da Bari andrà parecchia gente e naturalmente tutti i baresi del nord vengono invitati a stringere la squadra, perché è un momento particolare, insomma. Mi auguro che Borghese non tradisca questa fede biancorossa. Stop, grazie a Gigi Frisini e Marcello Chiricallo, noi ci troviamo domani sempre insieme alle 14.30 col Biancherosso TV Sport, ciao! Tonight's gonna be a good